iscrivetevi al canale. Così mi metti di più. Lo so. Alex Del Piero. Oh, dov'è il pallone? Oh, funghi? Ok, andiamo. È iniziato ufficialmente il riscaldamento. Non ti ci vede le dita, vero? Piccolo riscaldamento terminato. Adesso faremo delle attività prima di giocare la partita, appunto 90 minuti che dobbiamo fare. Come potete vedere ci sono un sacco di creator da tutto il mondo, ragazzi, addirittura dal Brasile. Mio amico do Brasil, siamo do Brasil. Purtroppo siamo contro. We arriva. You need to call me words to learn in Italy. Oh. I wanted to learn right now. Yes. Vuole imparare ora qualche frase in italiano. Sei... Ma l'italiano, tiene che parlare con... You need to talk with the hands a lot. You have to gesticulate. Yeah, the first thing. In Brazil, we don't talk with hands, no? No, just like, come on. Oh my God, bro. Ti voglio bene? Ti voglio bene. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Perché se vi iscrivete. Perché se iscrivete. Vi porto altre esperienze. Vi porto altre esperienze. So good. Ok ragazzi, operiamoci in chiacchiere. Si stanno già riscaldando i nostri compagni. E adesso completiamo il riscaldamento. Poi iniziamo con le challenge. Poi con le partite. Let's go. Certo che ragazzi, riscaldarsi su un campo del genere è tutt'altro riscaldamento. Oggi ragazzi, l'obiettivo nostro comune è quello di segnare, almeno uno di noi tre deve segnare. Quello di mettere la firma, ragazzi. Nice. Good idea. Yesterday we look everywhere to find it, but... You want one? I got two with me. You want two? Wow! You want one? Yes! Yeah. Yes! Not a GoPro, but just a GoPro. Ah, yeah, we have a GoPro. You want it? Yes, you have. Now or where the game starts? Where the game starts. Yeah, you are sitting next to me, so. Yes, thank you, thank you, man. Wow, ragazzi, era destino! Ragazzi, non siamo soli, ma ci sono anche delle leggende della Champions League, ragazzi. Alle mie spalle vedo una leggenda dell'Inter. Lo riconoscete? L'eroe del tripleto. Lui ne sa qualcosa di Champions League. Lo parli ancora l'italiano? Parlo italiano. Parli italiano? Non bene come te, però parlo. Come stai? Ragazzi, tutto bene? Tutto a posto. Bene, bene. Loro sono interisti sfegatati, eh. Io invece sono milanista, devo dire la verità. Come hai visto la partita di ieri? Oh, ho visto bene, ho visto una Inter molto molto bene. Molto solida, perché penso che la situazione più chiara è stata per l'Inter. Mancavamo già che City è una squadra che a loro piace avere il pallone, no? Però penso che l'Inter ha dimostrato un grandissimo carattere. Sì. Mi ha quasi ricordato la vostra Inter, quasi. Sì, quasi. Peccato come è andata, però penso che la famiglia interista devono essere super orgogliosi. Bravo della squadra. Com'è stato vincere la Champions? Penso che per tutti i giocatori è il momento più bello, penso per un torneo che di club, diciamo così, è il massimo. Il massimo. Meglio o peggio il mondiale? Sono due cose diverse, no? Io non ho avuto la fortuna di vincere un mondiale, ho giocato tre, no? Sì. Però penso che vincere un mondiale è una cosa molto bella, perché porta la gioia al tuo popolo, no? È una cosa molto, una nazione intera. Però la Champions League è anche una cosa bellissima. Per quello che amano calcio, la Champions League è molto bella. Giocatore più forte con cui hai mai giocato? Con cui ho giocato? Sì. Sono stati tanti. Prima nell'Inter, poi in generale. Così mi metti di più. Lo so! No, diciamo che sono stati tanti, sì. Però... Penso Ronaldo. Il fenomeno. Sì, il fenomeno. Ronaldinho, Ibra
Ibrahimovic, Roberto Carlos, tanti, ho una lista. Tu oggi giochi? Giochi con io noi. Gioco fuori perché sono bravo, mi piego. Vedrete, bravo. Ok, va bene. Quindi, allora, guarda, se passo bene il pallone deve passarmi bene dietro. Va bene, allora, assolutamente. Il giocatore più forte in cui mi hai giocato lo vedrai oggi. Ah, perfetto. O lui o me. Oh, perfetto, va bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Una foto al volo. Attenzione signori, attenzione, Alex Del Piero, attenzione, lo vuole fare lui. Ciao Alex, mi hai riconosciuta ragazzi, girate di spalle, adesso vi mostro l'esercizio e poi lo fa anche Alex. Oh, bello, gran gol. L'ha guardato come per dire, posso fare di meglio, posso fare di meglio, posso fare di meglio. Ehi, ehi, men! Man! Oh, dov'è il pallone? Oh, funghi! Ora tocca a te, Pier. Ora tocca a Pier, signori. Su assist, Pierino. Però vediamo se riuscirà a segnare. Non guardare, guarda avanti, gli dice. Oh, 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 devi segnare? Gnabry, su assist del Piero. Vediamo se riuscirà a segnare. Bella parata, bella parata. Il mio turno. Destra. Bravo, bravo, bravo. È stato bravo il portiere. Diciamo che scuola calcio abbiamo saltato. Guardare dietro. Mettila lì! Mamma mia! Miglior gol fino adesso. Ce l'ho fatta, eh? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok ragazzi, abbiamo cambiato esercizio. Oh, bello! Mamma mia! È in forma. Attenzione. Dai che la stoppi. Bello, quasi, 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 quasi. Ok, ora sta Gnabry. Vabbè, andiamo col controllo. Bello. Oh, oh, bellissimo. Tocca Samuel, attenzione. Brutto lancio, bello però. Brutto lancio, buona l'esecuzione. Secondo lancio, sempre però. Ah, qui è un po' peccato. Ci riprova? Potevi fare meglio. Scuola MSP. Dai, 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 dai. Questo bello. Mamma mia. Mamma mia, verso la porta. Ok ragazzi, abbiamo cambiato postazione. Altro esercizio, altra leggenda ragazzi. Con Julio Cesar, tiri al volo. Vediamo chi tra io, Pierino e Gnabry riuscirà a fare meglio. Parto io. Leao. Se non l'ho colpita benissimo. Senti, ti devo far vedere come si fa. Devo seriamente fare vedere, bro. Fammi vedere. Oh! Mamma mia, cosa ha tirato fuori dal cilindro. Nope. È che da lì secondo me dovrebbe tornare indietro. Mamma mia. Ragazzi, è on fire. Lui è on fire. Attenzione, ora va Gnabry. Bello! Però niente, ancora nessuno di noi ha segnato, ragazzi. Per adesso. Per adesso. Bello. Allora, adesso ragazzi bisogna segnare a Julio Cesar. Se l'alzano male c'è poco da fare, ragazzi. Ragazzi, me la alza male! Non devo colpirla. Ok ragazzi, stiamo per iniziare. Questa è la formazione, come potete vedere. Allora, giochiamo con un 4-3-3. Io e Pierino partiamo titolari assieme a Suarez. Eccolo qui. Luis Suarez è il picchio, soprannominato il picchio perché lui è un picchiatore. Dove ti lo sei? Allora, immaginiamo che questo spazio vuoto sarà occupato da una leggenda. Avete già visto chi giocherà con noi. Pierino, siamo sulle fasce, dobbiamo fare bene.
Wow, siamo sul pezzo. Vediamo, sul pezzo. Ti lancio una sfida, vediamo chi sarà il primo a segnare tra me e te. Ok, va bene, sfida accettata. Io dove sono, scusa? Gnabry parte dalla panchina, ma subentrerà al posto di uno tra me e Pierino. E poi dovrà, vedremo se riuscirà a segnare anche lui. Vediamo chi sarà il primo che riuscirà a segnare tra noi tre, ragazzi. Allora, andiamo in questa magnifica partita nello stadio della finale di Champions League.